che tendono ad approfondire una serie di campi del sapere già portati avanti dall'attività dell'istituto. La collana Visioni, in cui si approfondiscono una serie di problemi, di tematiche della vita odierna e orientate verso il futuro, e la collana Voci, che invece attinge al patrimonio culturale enorme dell'istituto e lo propone al lettore a un prezzo economico davvero interessante e abbordabile. Io non vi ruberei però altro tempo, darei la parola a Massimo che inizia a raccontarci il nuovo romanzo di Björn Larsson. Grazie. Allora, buonasera a tutti. È il mio terzo anno ad Alghero, al Festival dall'altra parte del mare. Sono sempre molto contento di essere qui. Poi ho la fortuna di arrivare in qualità di presentatore di libri. È un grande onore, soprattutto se si ha accanto un grande scrittore che personalmente amo molto, ma credo che questa passione sia condivisa. Oggi pomeriggio, quando ci siamo incontrati, Bio mi raccontava appunto che ormai su Facebook c'è addirittura un gruppo di appassionati che seguono i suoi libri, ed è bello immaginare che anche un social sia un momento di valorizzazione del mondo dei libri e della lettura. La storia di Larsson la conoscete, è nato in Svezia nel 1953, ha insegnato sino a poco tempo fa letteratura francese, ha scritto di vari generi letterari, di saggi, di scienza, e di alcuni testi che si sono soffermati su temi della semiologia e della filosofia. La sua grande passione è il mare, in particolare il mare del nord, e anche il rapporto con il mare vissuto grazie alla navigazione in una barca a vela. Ha ricevuto in Italia molti riconoscimenti e io ho avuto la fortuna di leggere quest'ultimo suo romanzo, perché è un romanzo importante per vari aspetti che cercherò un attimo di riassumere nella trama di questo libro. Lo farò in maniera molto sintetica perché credo davvero che valga la pena leggerlo. In tutti i libri di Larsson una cosa che io ho apprezzato è questa capacità di confrontarsi con i temi dell'attualità, della contemporaneità. È uno degli scrittori intellettuali che secondo me legge bene il presente, lo fa attraverso i suoi romanzi, indicandoci spesso, come dire, quelli che sono i momenti critici del nostro vivere quotidiano, e anche indicandoci, come dire, quelli che sono i punti di attenzione che è bene valutare continuamente. Vengo a questo libro, appunto, che è La lettera di Gertrude. In questo libro lo scrittore ci racconta la storia di uno scienziato che si chiama Martin, è un genetista, un ricercatore, che percorre una vita tranquilla con una moglie, una figlia a cui è molto legato, sino al giorno in cui un avvocato, Lenin, lo convoca nel suo studio, lo invita a recarsi nel suo studio e gli comunica attraverso la lettura della lettera di sua madre, Maria, che era morta da poco tempo, che la madre era un'ebrea sopravvissuta ai lager, che non aveva mai voluto svelare questa verità al figlio, nascondendo quindi l'origine ebraica della sua formazione e della sua vita. Ovviamente in Martin questo crea un vero e proprio scompiglio. È un rovesciamento di tutte le certezze della sua vita, meno che di quelle scientifiche. Perché? Perché appunto da una parte la storia metterà in dubbio quelli che sono i suoi rapporti sentimentali con la moglie e con la figlia, dall'altra invece confermerà la sua certezza che non si è ebrei per caratteristiche genetiche,
ma che tutto questo rientra in una ideologia. Il libro è un libro con alcuni passaggi molto duri, soprattutto nella storia di Martin, negli esiti finali di questo libro, che lo confronteranno con quelle che sono forme ancora oggi di scarsa tolleranza, di antisemitismo. Ma il protagonista ha sempre questa certezza che la scienza debba rifiutare da una parte appunto quelle che possono essere scelte ideologiche e dall'altra deve in qualche modo rifiutare quelle che sono alcune caratteristiche identitarie che possono spesso emergere nella società. Come potete capire, sono tutti temi di grandissima attualità, anche per chi come noi vive in Italia e sente spesso ricorrere questi termini, appunto identità, probabilmente uno dei termini che in questo periodo abbiamo sentito più volte da parte di protagonisti della vita culturale, sociale, politica del nostro paese. Il libro è importante perché c'è sempre questo momento della scienza che viene prima, è una scienza che ricerca la verità, è una scienza che ci mette in guardia da quelle che sono le false notizie, anche questo è un tema di grande attualità, le fake news, da quando appunto il più grande vocabolario del mondo, l'Oxford Dictionary, qualche anno fa appunto ha coniato questo termine post-verità, chiedendoci di fare attenzione, perché siamo appunto in un'epoca in cui è difficile distinguere ciò che è vero da ciò che non è vero. In questo libro emerge continuamente l'attenzione a questo tema e il richiamo a ricercare la verità. Potete immaginare quante siano le domande che possono venire fuori dalla lettura di questo libro, che veramente vi invito a leggere, perché è un libro anche scritto bene, anche il modo in cui Larson costruisce la scrittura del libro. Verso la fine Martin, che è uno scienziato, quindi di questa storia così importante, che lui è consapevole abbia toccato tanti temi, sa bene che ha bisogno di uno scrittore per farcela conoscere, e quindi si rivolge a uno scrittore come Larson. L'incontro avverrà ovviamente su una barca, dove Martin recupera forse per alcuni momenti, per un po' di tempo, quella pace, quella serenità che ormai ha del tutto smarrito, e affida allo scrittore Larson questo importante compito di consegnarci questa storia in tutti i suoi punti grigi, ma anche in tutte le richieste di lavorare intorno a questo concetto della verità. E quindi vorrei chiederti come prima domanda, che insomma, tutta la lettera di Gertrud ruota intorno a un mistero, come mi sembra avvenga in quasi tutti i tuoi libri, in un libro che ha una trama abbastanza semplice e che nasce appunto da una scoperta di una lettera, ma che fa emergere subito un senso quasi doloroso all'interno di questo protagonista, Martin. Mi piacerebbe anche capire quanto ti identifichi ovviamente in lui. E la prima domanda è da una citazione. Tu scrivi del protagonista: Martin non aveva niente da nascondere, nessun secondo fine, nessun prestigio da difendere, almeno non come capo del laboratorio dove lavorava, nessun desiderio di schiacciare qualcun altro a proprio vantaggio. Ecco, la prima domanda è: come ti è venuta appunto questa idea di parlare di questo protagonista e di questa storia? Anche questo abbiamo due o tre ore. No, perché un libro nasce a volte in modi misteriosi, anche non si sa esattamente a che punto, a che momento uno inizia a scrivere un certo romanzo. Insomma, l'interesse per il tema c'è sempre stato, però posso forse dire che avevo già, diciamo, detto qualcosa di questo tipo nel saggio che si chiama Il bisogno di libertà,
perché avevo incontrato a Vancouver un docente di letteratura scandinava e lui stava preparando un'antologia di scrittori svedesi ebrei o ebrei svedesi, anche questo non è innocuo come distinzione. E così abbiamo, lui ha parlato del suo libro Avvenire. E a un certo punto, non so per quale ragione, ho raccontato che la mia mamma aveva cambiato di cognome, perché Larson è come Rossi in Italia e per lei era un po' banale, dunque voleva qualcosa di più chic, eccetera, eccetera. Allora ha preso il cognome della sua nonna di ragazza, che era Zander con un Z, una Z. E quello docente di Vancouver ha detto: ma non è un nome ebreo per caso? E io ho detto: non ne so niente. E allora, perché ho saputo dopo che lui aveva letto il mio romanzo La vera storia del pirata Long John Silver, che era piaciuto moltissimo a lui, e voleva che fossi ebreo io per mettermi nella sua antologia. Però dopo, e lui mi ha chiesto: tu non puoi chiedere alla tua mamma se fosse una possibilità che tu fossi ebreo? E dopo un po' di riflessione ho deciso di no. Perché con la mia storia, diciamo, sradicata, adesso sono quasi italiano, sono stato francese, danese, svedese, non so cosa, non voglio fare parte di un'antologia di scrittore ebreo, svedese, ebreo, neanche svedese, perché per me la letteratura non deve essere nazionale, neanche, ancora meno nazionalista, ovviamente. E dunque non ho mai chiesto alla mamma niente. Si trova, abbiamo scoperto di recente con la mia zia, che la sua nonna, quella che si chiamava Zander con un Z, è un gran mistero della nostra famiglia. Nessuno non ne sa niente. Ho chiesto alla mia zia l'altro giorno, non tanto tempo fa: che cosa sai tu della tua nonna? Lei mi ha detto: niente. Ho detto: ma non è possibile che tu non sai niente della tua nonna. No, lei ha detto: niente, zero. Abbiamo scoperto la sua data di nascita, la sua morte e tutto qui. Dunque, potrebbe, non è escluso che lei fosse ebrea. Da parte del papà c'è un rumore che corre che noi siamo valoni, o di origine valoni, perché abbiamo invitato loro in Svezia per costruire i canali all'epoca nel 700, qualcosa del genere. Però ho letto in un altro libro che molti rom, ci sono state persecuzioni di rom in Svezia negli anni 50 soprattutto, e nella mia città peraltro, Jönköping, dove sono nato, che loro si dicevano valoni per scappare alle persecuzioni dei rom all'epoca. E io mi sono ritrovato lì con una possibilità di essere ebreo tramite la mamma o la nonna e rom da parte del papà. E mi sono chiesto: di che cosa cambia? Questa era un po', diciamo, una domanda così che mi sono fatto al volo, però è vero, come hai detto tu, che questa cosa dell'identità, adesso c'è un'ossessione con l'identità, non soltanto, perché la mia compagna è salentina, e adesso, da 8 anni adesso, essere salentina non è come essere varese, per esempio. E i meridionali non sono come loro, essere sardo è un'altra cosa ancora, in Francia sono essere bretono, vuol dire, no, i parigiani, non parlando di questo, in Scozia non sono come gli inglesi, no? Le barese sì, no, escluse totalmente. Peraltro quando ho conosciuto lei navigava con un amico barese addirittura, e lui mi avvertiva addirittura, tu sei uno dei salentini, tu devi fare attenzione. Però anche adesso con la sessualità, essere di questo tipo di sessualità, l'identità è diventata un'ossessione. Non mi rendevo conto all'epoca, quando ho pensato in questa cosa delle mie origini. E per questo l'attualità, non scrivo per, diciamo, raccontare l'attualità, cerco sotto l'attualità qualcosa che traversa, diciamo, non tutti i tempi, però temi che sono più, non direi profondi, però l'attualità durabile in un certo senso. Però mi sembra che adesso abbiamo dimenticato che abbiamo il 96% geneticamente in comune con i scimpanzé. Nel senso che abbiamo molto più in comune che di diverso. Adesso stiamo insistendo sempre sulla diversità.
e mi ricordo quando ho incontrato per la prima volta, quando la mia compagna ha raccontato alla suocera nuova mia, la sua mamma, che lei si è messa con uno svedese. Allora la mamma ha detto, non hai potuto trovare qualcuno di più vicino, però si è fermato lì. E questo dell'ebraismo, che è diciamo, il pretesto, direi quasi, del romanzo, non è per parlare soltanto di questo. Per esempio c'è un politico svedese di un partito che assomiglia un po' alla Lega in Italia, che ha detto che i Sami e gli ebrei sono la quinta colonna in senso. E dunque c'è questa idea che siamo diverso piuttosto che essere simili. E la mia esperienza è piuttosto il contrario, nel senso che in ogni paese, la Svezia incluso, ci siamo 15% di stronzi, di persone non per bene. Gli altri sono piuttosto simili, nel senso che abbiamo affinità, abbiamo amici, abbiamo amore che possono attraversare le frontiere. Ma perché l'ebraismo? Perché l'ebraismo ovviamente è l'identità la più controversa, la più problematica, la più delicata, la più odiata di tutte le identità della storia. E dunque ho voluto sfidare i miei lettori, e per questo ho scelto questo esempio lì. Come abbiamo subito colto, appunto, un romanzo diventa appunto lettura del presente. E arrivo al mistero, appunto, che questo velo tra la madre Maria e il figlio Martin, che potrebbe apparire appunto quel non detto, quel non dirsi, quel non parlare che avviene spesso tra le generazioni, tra un padre e un figlio, una madre e una figlia. In questo caso però questo non parlarsi nasconde qualcos'altro, appunto, nasconde il fatto che c'è stato una sorta di segreto che la madre non ha voluto svelare. Addirittura non ha detto a Martin che lui è figlio di un compagno di cui non gli ha mai svelato il nome, e che questo rapporto si era interrotto proprio per paura che questa storia di due ebrei, di due giovani ebrei nel momento in cui hanno questo figlio, potesse causare problemi al figlio. E come purtroppo accade spesso nella storia, la madre di Martin, Maria, aveva finito con lo sposare invece un signore che aveva dimostrato addirittura di essere quasi filonazista, e con una sua profonda vergogna in tutto questo. Ora, tutta questa storia mi fa pensare appunto che al centro degli interessi di Martin, dei suoi studi da scienziato, c'è questo tema appunto, da una parte dell'identità, come ci ha detto adesso Björn, dell'ebraismo, e dall'altra questo tema della Shoah, che sicuramente è una costante millenaria nella storia. No? Chiunque entri al ghetto a Roma, in una delle chiese che guardano Lungotevere, c'è ancora questa scritta di un cardinale appunto che rinchiude la parte della città che appunto diventerà il ghetto, definendo i suoi abitanti animalia furentes. Siamo nel 1600, e uno potrebbe immaginare che appunto sono passati 4 secoli, però le tombe devastate o ancora oggi fenomeni di scarsa tolleranza ci portano sicuramente a ragionare ancora su un altro tema che il libro fa emergere, che è appunto di quello della scarsa tolleranza e di alcune costanti di intolleranza che la storia purtroppo preserva. Quest'anno sono 100 anni alla nascita di Primo Levi, uno scrittore la cui testimonianza è stata fondamentale per far conoscere a tutti noi l'inumanità di quegli eventi e di quello che ha rappresentato la Shoah in Europa. La domanda è se pensi che non solo questa sopravvivenza di atti
di violenza siano riconducibili a delle costanti di intolleranza e se pensi che si siano aggravate queste forme proprio per l'incapacità di chi governa, delle classi dirigenti, di saper gestire invece in maniera civile i rapporti e la conoscenza delle culture diverse dalla nostra. Anche questa è una domanda per non so quanti euro, diciamo, sì, io avevo, se io avessi la risposta a questa, potrebbe fare politica. Però non penso che non possiamo dare la colpa ai politici perché noi li abbiamo eletti. Ognuno deve prendere la sua responsabilità. Questo per me è importantissimo. Diciamo, ogni scrittore, ogni cittadino, ogni persona deve alzare la voce quando c'è un atto di antisemitismo o razzismo in generale. Piuttosto che questo, diciamo, se poco tardo, no, non posso dire ho paura, eccetera, eccetera. Così vincono loro. Però se diamo sempre la colpa ai politici e agli altri, non cambia niente. Però purtroppo, e questo nel romanzo, ho evitato un po' di entrare in questa discussione sulla Shoah. Perché Martin si dice che gli ebrei sono stati, diciamo, i capri espiatori per tutta la storia. La Shoah è stata il momento più drammatico, ovviamente più doloroso, di questa storia loro. Però è iniziato con la Chiesa. La Chiesa ha una responsabilità enorme in questa situazione, non è che loro sono responsabili della Shoah, però per preparare la Shoah ha iniziato già prima. Dunque la domanda di Martin non è tanto perché hanno sofferto tante, perché le vittime non sono migliori persone che le altre perché sono vittime, fra le vittime ci sono di tutto, come fra noi che non forse siamo vittime della stessa maniera. Il suo problema è di cercare di decidere che cosa c'è come colla che ha mantenuto questa identità per 3.000 anni. Non è l'unica identità, ci sono anche i Rom, i Sami, in parte i Cinesi, gli Armeni, i Cinesi. La cosa che mi ha sempre affascinato, per questo anche a partire dal momento quando ho scritto Il cerchio celtico, che sono culture che hanno sopravvissuto, che in certo senso sono forti, senza nazione, senza esercito, anche senza lingua comune. E lì, perché io sono completamente sradicato, laico, ho vissuto in, non so, 5-6 paesi, parlo 5 lingue quasi, non mi sento a casa da nessuna parte, diciamo, questa idea di paese vostro, ritornare al paese, quando sarebbe il mio paese? Non ce l'ho, però sono attirato di questa idea, di questa identità che non è basata sull'esclusione degli altri, sulla specie di forza interiore. Gli ebrei li hanno, o l'hanno sempre avuto, e la Shoah non ha cambiato niente, tranne che oggi ci sono molti ebrei che hanno quasi il dovere, secondo loro, di rimanere ebrei a causa della Shoah, per dimostrare che Hitler aveva tolto, i nazisti avevano tolto. Però per Martin nel romanzo questo non è un argomento per diventare ebreo. E questo è il dilemma suo. E penso che il romanzo è iniziato lì, quando ho trovato questo dilemma suo, che lui tecnicamente, teoricamente, praticamente può scegliere di diventare ebreo domani. Basta dirlo, perché i due genitori sono ebrei. Gli antisemiti sono contentissimi perché hanno un'altra persona da odiare e le altre sono indifferenti. Dunque lui, come pochi, quasi forse l'unico, e non soltanto l'unico ovviamente, ci sono pochi, che deve scegliere. Voglio essere o diventare ebreo o no? Perché nessuno intorno a lui direi di no. E per questo che forse c'è il romanzo e la sua storia, perché c'è questo dilemma che è reale. Io ho un amico molto stretto, si chiama Paul, francese, però ebreo, che ha una figlia handicappata, peraltro, e la moglie è svedese, dunque secondo, diciamo, la norma, la figlia non è ebrea, e per i nazisti non cambiava niente,
bastava avere un genitore che era ebreo. Però secondo gli ebrei basta con la mamma, cosa che non ho capito bene, perché normalmente un figlio è una mescolanza di due genitori, non soltanto della mamma. E Marta mi aveva chiesto, ma che cosa c'è? Che è questa colla che è durata per 3.000 anni? Però lui non è credente, perché questo è messo fuori dal romanzo, la religione. Però ovviamente se uno è credente c'è questa cosa di possibilità di convertirsi, di diventare ebreo per la religione, di cambiare Dio, diciamo. Però per lui è escluso. Dunque che rimane? Non c'è la religione, non c'è la Shoah, perché lui non l'ha vissuto. Perché io dovrei diventare ebreo? E tu hai detto se forse c'è una assomiglianza fra noi due. Sì, la domanda c'è. La domanda abbiamo in comune. E io me lo chiedo ogni giorno, perché io dovrei diventare italiano, o sardo, o salentino adesso? Che senso ha? E che senso ha rimanere svedese? Per me il passaporto non conta, è soltanto per passare una frontiera. Non cambio io. Adesso quando parlo con voi sono un po' italiano, meno svedese. Rimane le mani, si muovono. Ognuno deve chiedersi un po', questa è la mia speranza per il romanzo, che ognuno che legge ovviamente il romanzo si chiede perché, per quale ragione deve rimanere come sono a livello dell'identità o no. C'è un argomento, c'è una ragione, c'è... Allora dobbiamo dirlo, perché lui è scienziato, Martin, però paga un prezzo abbastanza alto per avere trascurato una cosa, i sentimenti. Sì. Ovviamente questi sono dei temi più delicati del libro, come potete immaginare. Mi posso ovviamente sbagliare, che uno dei grandi temi di forte identità del popolo ebraico è stata la Shoah, una generazione che ovviamente sta scomparendo, perché ovviamente sono passati degli anni e sono pochi quelli che sono sopravvissuti. Sicuramente nella loro memoria, come ci ha detto Primo Levi, c'è stato appunto un evento che non ha avuto per fortuna altri uguali nella storia, ma che li ha privati di tutto, no? Li ha privati in maniera violenta dei rapporti familiari, dei beni, dei luoghi in cui magari erano nati. E questa è una cosa, come dire, che si è sempre trasmessa sino appunto alla mia generazione sicuramente. E qui voglio leggervi una pagina perché è curioso, un'altra curiosa coincidenza. Mi è capitato anche di citare questo saggio che è di un premio Nobel di padre Modiano, che ci spiega questa paura di una generazione di ebrei che ha vissuto la Shoah. E giustamente Martin, leggendo, legge questo passo. A un certo punto il narratore protagonista, dice Modiano, di uno dei romanzi arriva in un albergo. Le valigie le ho cacciate in fondo al bagno senza nemmeno aprirle, perché dobbiamo essere pronti a partire in ogni momento e considerare ogni camera dove si ha l'avventura di vivere come un rifugio provvisorio. Ecco, questo chiunque ha avuto una madre ebrea sa che era uno dei grandi temi, cioè è successo più volte nella storia, perché appunto, come dicevo, è successo nel 1600, ma appunto Carlo Ginzburg ci ha fatto vedere che è successo 1000 anni fa. Potrebbe riaccadere, e quindi questo senso di continua precarietà è una cosa veramente molto sentita. Insomma, in tutti i libri di Levi questa cosa ricorre, questa sua forma che lo porterà addirittura al rifiuto della vita e questa continua tensione verso questa storia che è accaduta. Ovviamente in Martin, leggendolo, io mi sono chiesto, c'è sicuramente... viene prima la parte scientifica. Nessuna teoria scientifica può giustificare o spiegare tutto questo.
c'è anche il suo probabilmente, è divertente perché è un romanzo, però questo romanzo ci dà l'idea anche di immaginare varie storie, a me è piaciuto anche per questo, perché poi alla fine uno dei due personaggi che lo avvicinano, oltre all'avvocato, è il rabbino Golder, che si scoprirà, si svelerà essere stato poi quel ragazzo che aveva insieme a Maria Gertrude avuto Martin. E anche questo, come dire, è un incontro importante, perché lui segue non solo la storia del figlio Martin, ma anche della nipote, cioè la figlia di Martin, che è Sara. E tutto questo sempre con quest'ottica un po' protettiva. Anche questo, devo dire, in tanti libri bellissimi di letteratura armena ricorre sempre Bjorn, questa cosa, questo tema della protezione, della difesa. E... no, volevo chiederti se secondo te, insomma, sono tutte forme di intolleranza, non c'è dubbio, se alla base di alcuni movimenti xenofobi che vediamo in crescita in tutta Europa c'è un po' questa perdita di questa categoria, appunto ne parlavamo anche prima, propria del Rinascimento, insomma, che ha avuto grandissima attenzione nel Rinascimento da parte di intellettuali e scrittori, che è proprio la tolleranza. Io penso che Hannah Arendt, che mi ha molto ispirato, non soltanto io ovviamente, però è stata una lettura importante anche per questo romanzo. A un certo punto nel suo libro su Eichmann lei suggeriva o si domandava se gli ebrei se loro avevano fatto più resistenza, perché sapete che loro non hanno fatto tanto resistenza ai nazisti, perché non pensavano, nonostante il fatto che un popolo che si interessa molto alla storia, che conosceva questa storia loro di persecuzione, hanno pensato che non potevano andare così male come è andato, e infatti nessuno forse poteva immaginare la Shoah, il massacro industriale come è stato. Però dunque Hannah Arendt aveva detto che forse se gli ebrei avevano resistito di più, anche con violenza, forse anche prendere le armi, più ebrei sarebbero stati salvati. E lei è stata molto criticata per addirittura intellettuali ebrei, anche amici suoi, per questa cosa lì. E il rimprovero era che lei non amava il popolo ebreo o di Israele. E lei ha risposto, in una risposta molto chiara, che condivido e che Martin condivida, lei ha risposto: non posso amare un popolo, non posso amare una classe sociale, sia i proletari, sia un popolo come gli americani, lei ha detto francesi, americani, neanche gli ebrei. E quando uno ci pensa un po' è assurdo. Amare gli italiani, in generale, tutti, più che gli altri, che senso ha? Anche voi, o gli svedesi, prendiamo gli svedesi per non offendere nessuno, anche noi abbiamo i nostri pedofili, piromani, stupratori, criminali, eccetera, eccetera. E se uno dice, bisogna amare prima gli italiani, prima gli svedesi, per esempio, sarebbe da dire che un stupratore svedese deve essere trattato con un po' più di clemenza che un stupratore straniero. È assurdo, perché questa idea che lei diceva, posso amare individui, posso amare persone che conosco, però non posso amare un popolo, non ha senso. E questo penso che oggi, a proposito del romano, questa è la scelta che abbiamo oggi, rifiutare completamente questa idea di odiare o amare un popolo, una specie di generalizzazione abusiva di gente in categorie. Dunque sarebbe la presunta innocenza, prima di conoscere le persone siamo a zero, neanche amare, neanche odiare, e dopo, una volta che conosciamo un sardo per bene, l'amiamo. Ma
molto importante questa risposta, queste parole appunto sui pericoli e le attenzioni all'identità, così anche per dare un po' di vivacità a quello che stiamo dicendo. Credo appunto che la storia della Shoah sia una storia su cui forse è difficile ricondurla a una lettura scientifica. Penso anche al nostro paese, le leggi del 38 sono terribili, da un giorno all'altro tu perdi il lavoro, non potresti scrivere questo romanzo, non potresti, no, finisco un attimo, forse potresti cambiare casa, forse potresti trovarti da Smirne a Rodi in 2 mesi e da Rodi in periferia di Napoli, dove noi italiani non sappiamo che ci sono stati campi di internamento, anche se non come quelli tedeschi. Tutta questa può rischiare di diventare rimozione. E allora, secondo me, bisogna fare un po' di attenzione nel dire queste cose. Mi è capitato di inaugurare nel 2015, e sono molto contento, questo museo straordinario di Milano, che è Binario 21, dove tutti gli italiani sapevano che non in una periferia di una città della Sardegna o del Salento, ma di Milano, era nascosto un binario dove venivano caricati nel centro di Milano centinaia di ebrei, e tutti sapevano che finivano nei campi, nei lager, per essere ammazzati, perché questa notizia a Milano si sapeva. Eppure gli italiani fecero finta di non saperlo. Quindi in questo, come dire, non dico che non sono d'accordo, credo che alcune reazioni sono non solo capibili ma molto giustificabili per chi si è ritrovato senza storia, come dice Primo Levi. E quindi, come sempre dice lui, l'identità ha finito col preservare quella memoria e quella storia che qualcuno aveva voluto cancellare. Però è il paradosso questo. Prima voglio dire una cosa che a proposito delle generazioni italiane. Sapete quando c'erano gli ebrei in Italia, recensito a questa epoca? 70.000. Niente. È un'assurdità. Tutta questa macchina della burocrazia, tutto questo del treno, per 70.000 persone, anche ad oggi l'antisemitismo che fa di loro, diciamo, i cattivi del mondo, sono 15 milioni nel mondo, non possono fare, anche questa è anche una specie di contraddizione, se gli antisemiti hanno ragione che c'è questa cospirazione ebraica per cambiare il mondo, avere il potere del mondo, e dare a loro un'intelligenza e una capacità enorme per 15 milioni di persone è completamente assurdo. Però lasciate in pace, 15 milioni di persone, c'è 1 miliardo di cinesi, lì si capirebbe forse qualcosa, però 15 milioni vuole dire, però è come se la storia ha scelto loro, per è comodo dare la colpa ai loro che non possono difendersi. Questo è purtroppo, a proposito di tolleranza, questa è la rovescia della medaglia, che è molto più facile di dare la colpa ai immigrati, agli ebrei, agli omosessuali, a tutti loro che sono minoranze, che non hanno il potere. Quando il potere si sbaglia, quando loro non sanno governare in una maniera civile, danno la colpa ai poveri, a loro che non possono dire. Questo deve smettere, secondo me. È importante. Però a proposito di questa idea, di questo, capisco bene che un ebreo non può fare di meno della Shoah, però il paradosso è questo, che loro ovviamente si rinchiudono in sé. E c'è questo dibattito anche nel mondo ebreo, se uno deve rimanere ebreo, se l'ebraismo deve essere una questione di sangue, perché il criterio adesso tramite la mamma è un criterio di sangue. Non sono missionari, alla differenza della Chiesa Cattolica o protestantismo. Noi speriamo i missionari, loro no. Loro hanno deciso che questo è il legame del sangue. Dunque non può convertirsi all'ebraismo, è un processo lunghissimo, tramite i rabbini. E lì c'è una discussione fra loro. Che cosa deve essere la prima cosa dell'identità nostra? È la storia o il futuro? E lì penso abbiamo anche una scelta. Io sono, come
come ho detto già, sono sradicato. Anche la Svezia ha una storia breve. La nostra letteratura e cultura inizia quasi con Strindberg, prima non c'era niente, ci sono stati vichinghi, però cultura, voglio dire, non stenevano niente. E dunque c'è un buco nero, anche forse quello popolo della foresta, siamo con meno passato, meno bagaglio. Io capisco in Italia, dove c'è 3.000 anni di storia, di monumento, c'è un bagaglio pesante a portare. Però dobbiamo chiedersi un po' quanto tempo dobbiamo, diciamo, mettere per studiare la storia, per lasciare la storia determinare la nostra identità. E anche lì la domanda è questa. Mettiamo che sappiamo esattamente come siamo diventati, cosa siamo più o meno. La domanda è questa. Vogliamo rimanere la cosa che siamo diventati o no? Questa domanda ci serve. Allora, mettiamo che uno è figlio di un nazista. Non è perché il papà era nazista che il figlio deve continuare a esserlo. Almeno questo, secondo me, dobbiamo fare, e fare la domanda a ciascuno di noi se dobbiamo rimanere come siamo diventati o cambiare, nella speranza che sarebbe per il meglio. Sì, questo tema del rapporto tra scienza e fede è un rapporto appunto che non riusciremo sicuramente ad affrontare questa sera. Il libro, secondo me, anche per questo ha una sua forte attualità. Io ho molto amato questo intellettuale di origine ebraica, che era Giorgio Presburgo, che è morto nel 2017, e anche lui aveva affrontato in tutti i suoi libri questo tema appunto del futuro rispetto alla Shoah, e aveva concluso con il fatto, da laico, questa è una cosa molto toccante nei suoi libri, che per affrontare il futuro ci vuole fede. Ed è un altro punto di vista, questo lo dico, ne abbiamo anche parlato prima, perché amo di più chi ha meno certezze e più punti di vista per leggere. Per Presburger, a differenza di Primo Levi, la capacità di far capire agli uomini il valore della tolleranza veniva dalla fede, e lo diceva un uomo che non lo era stato per niente, ma che probabilmente la vita lo aveva messo di fronte a una serie di sventure, perché appunto come ebreo era stato perseguitato dappertutto ed era, come dire, un sopravvissuto, lo raccontava sempre. Ho avuto piacere di incontrarlo a Trieste, che era la città dove era nata Maria, la mamma di Martin, era un'ebrea triestina, e lì Presburger aveva avuto un altro problema dopo la guerra, appunto, quando, cioè, il problema ancora che Trieste non è italiana, e anche lì ci sono forme di intolleranza. Ora, la grandezza di questo intellettuale come Presburger è quella di dire: io ho fede che un giorno tutto questo non ci sarà più e che gli uomini sapranno rispettarsi, capiranno l'importanza di conoscere le culture altre e differenti. Questa è sicuramente un'altra possibilità di conoscere il mondo. Devo dire però, che veramente forse è l'ultima domanda, abbiamo superato anche il tempo, che ti ringrazio, che se guardo quello che sta accadendo, anche la posizione di Presburger mi sembra un po' vacillare. Sì, non so come sarà in futuro, però ci voglio accennare due cose forse. Il libro o la storia di Martin non è ambientato in un paese definito, perché non volevo, per esempio, che il mio lettore svedese dice così, questo succede a Parigi e non da noi. E non è vero, c'è stato un attentato, una bomba incendiaria che è stata lanciata a una casa a Lund in Svezia, una città universitaria piccola, dove viveva una docente ebraica che aveva scritto qualcosa di critico sopra gli antisemiti, eccetera. Comunque può succedere anche al Ghero, voglio dire, e per questo il romanzo non è geograficamente ambientato, o culturalmente, è stato molto interessante di fare anche questo esperimento per indicare che questo può succedere ovunque, almeno in Europa.
E allora io pensavo che aveva riuscito, non poteva dire euro per esempio, perché questa era già una definizione di una parte dell'Europa, non poteva dire colonna svedese, perché questo sarebbe ovviamente la moneta nostra. Si poteva sempre mangiare italiano, perché si mangia in italiano ovunque, penna arrabbiata andava bene ovunque. Però ha avuto qualche problema di questo tipo e mi sembrava che aveva risolto questa cosa lì, che non si poteva individuare un paese, una regione. E poi ho fatto un incontro, adesso svelo un segreto. Mi sono sbagliato su un punto, perché aveva fatto un incontro così, aveva parlato del romanzo e aveva raccontato questa cosa lì, che è indefinito, diciamo, culturalmente, geograficamente, la storia. E c'è un signore che mi ha detto, no, questo non potrebbe essere, peraltro aveva anche curato i nomi. Martin sarebbe Martino ovviamente, però Cristina, Sara, sono tutti nomi europei. E lui mi ha detto, questa storia non potrebbe avere luogo in Italia. E io mi sono detto, ma come mai? E beh, c'è un certo punto, Martin compra casa. E lui compra casa, si fa questa vendita, o lui compra casa in 3 settimane e quello era agente immobiliare, lui ha detto in Italia non sarebbe possibile, bisogna 6 mesi. Comunque ci sono sempre piccole cose così, però non è tanto importante. La cosa importante per me è di cercare di dire a tutti i miei lettori che non si può dire che questo sono il problema degli altri, in altri posti del mondo. Non riguardano noi, purtroppo sì. Allora grazie, grazie. Come vedete non solo c'è la curiosità verso una storia davvero avvincente, ma c'è anche, come dire, la possibilità che ogni pagina di questo libro ci dà di riflettere sul presente. Il libro è pubblicato da Iperborea, è importante ricordare il lavoro degli editori, e della traduttrice che è Katia De Marco, che vive a Cagliari e ha davvero fatto, ha reso il romanzo in una lingua davvero molto ben curata. Grazie a tutti e buona serata.